Prendiamo il mais, per esempio. Noi selezioniamo il mais col tasto sinistro del mouse e andiamo su dettagli contratto. Dettagli contratto non è nient'altro che uno scanner del ticker che prendiamo in considerazione, ovvero mi dice tutte quelle informazioni necessarie del contratto preso in considerazione. In particolare mi dice che tipo di strumento finanziario è, in questo caso un future. La scadenza di questo contratto, in che valuta è scambiato, il moltiplicatore, molto importante sia per avere un'idea del controvalore nominale, sia per, lo vedremo successivamente, conoscere quanto vale effettivamente un tick sul mais in questo caso, dove è scambiato, in questo caso è l'ICBOT. Inoltre vengono mostrate tutte le sessioni di trading, quando è possibile tradare questo strumento. In particolare bisogna fare testo che dalle 15.30 alle 20.15 del CET, che è il nostro orario europeo per intenderci, sono gli orari regolari di mercato, è l'apertura effettiva del mercato. Oltre a questo range orario, il mais, come tutti i future, si appoggia ad un mercato elettronico che in particolare va dalle 2 di notte fino alle 14.45 e chiaramente il mercato elettronico fa sempre parte dei normali orari di trading. Una volta che diciamo un'altra informazione molto importante sono i requisiti di margine. Diciamo, le voci più importanti dei requisiti di margine sono il margine iniziale, che ci stabilisce quanti soldi ci vengono appunto marginati dal nostro cash per avere la possibilità di comprare o vendere questo determinato strumento. La seconda voce più importante dei requisiti di margine è il margine iniziale per chi volesse andare in overnight, o meglio per chi volesse mantenere la propria posizione per più oltre, diciamo, l'arco giornaliero.